stesso giorno della festa, dopo il rinvio di Cupello, è arrivato, grazie al successo sul Montorio per 3-0 con una tripletta di Francia, il Giulianova è tornato in Serie D. Un traguardo strameritato è arrivato dopo una stagione dominata dai giallorossi in lungo e in largo, dalla prima all'ultima giornata. Una delle piazze calcistiche più importanti d'Abruzzo riassapora così a distanza di 2 anni l'importante palcoscenico nazionale, che dovrà però rappresentare un punto di partenza, non certo di arrivo, con l'obiettivo già puntato sulla C. La gara con il pericolante Montorio è stata quasi una formalità, troppo netta la differenza di valori tecnici, ma anche le differenti motivazioni, con il Giulianova del presidente Bartolini deciso a chiudere con 180 minuti di anticipo la pratica promozione, come così poi è stato. Alfadini si gioca di fronte ad oltre 1200 spettatori agli ordini del signor Conte di Chieti. In campo non c'è storia, con i 90 minuti condensati nei 3 gol di Francia, poco dopo la notizia del vantaggio del San Buceto a Chieti, i ragazzi del presidente Bartolini alla mezz'ora del primo tempo sbloccano il risultato con il colpo di testa del centrocampista, che su cross di Vitelli non sbaglia per l'1-0 dei giallorossi di casa. Oggi in campo con una tenuta bianca, il raddoppio arriva al 28esimo della ripresa, quando Francia abissa la rete del primo tempo con un tiro chirurgico da fuori area che non lascia scampo a Ricchiuti. Il Montorio resta poi in 10 al 38esimo per l'espulsione di Zurita, e con il tris di Francia, questa volta su punizione per una tripletta memorabile, e la festa al 91esimo, prima in campo e poi sugli spalti,